Buona giornata a tutti, siamo a una nuova puntata della rubrica Ecologia e Territorio tenuta da Alberta Bellussi per Veneto Globe Streaming TV. Oggi abbiamo l'onore di avere il dottor Piero Favero che oltre a essere medico ha una grande passione che è la passione per la storia e soprattutto per la storia dei Veneti. Il dottore ha scritto quattro libri, due saggi e due romanzi. E in tutti c'è lo sfondo del popolo dei Veneti. L'ultimo libro è proprio L'alba dei Veneti, che poi ne parleremo, ma volevo chiedere al dottore, le antiche tribù con nome Veneto non le troviamo solo nel nostro territorio, le troviamo diffuse anche in tutta Europa. Come si spiega questa Ma cosa? infatti bisogna ampliare l'orizzonte che noi abbiamo sui Veneti antichi. In realtà c'erano sparse per l'Europa numerose tribù, chiamiamole, da quelle dell'Anatolia, agli Eneti, ma anche in Ucraina, in Lettonia, in Polonia, per esempio sul delta della Vistola, come pure nell'Atlantico, in Bretagna, quelle note dal De Bello Gallico di Cesare e altre nel Galles. Un insieme di tribù che probabilmente avevano qualcosa in comune sotto l'aspetto linguistico, etnico, però è un qualcosa da dimostrare. Perché secondo i linguisti, secondo gli archeologi italiani, diciamo, tutte queste tribù avevano un nome simile. Per una semplice coincidenza, perché c'era una radice indoeuropea, Ven, che genericamente significava federati, popoli uniti Uniti. da vincoli sociali. In realtà c'è un legame che è la Via dell'Ambra, che in realtà unisce tutte queste varie E la via popolazioni. La dell'Ambra Via dell'Ambra che che territorio anticamente lambisce? partiva proprio dall'Anatolia, nell'Anatolia dove sono descritti gli Eneti per la prima volta da Omero, poi attraverso i grandi fiumi dell'Ucraina, perché dobbiamo ricordare che il Bosforo dove c'era Troia non era navigabile, c'erano delle correnti fortissime, per cui per un popolo che viveva nel nord dell'Anatolia l'unico sbocco possibile erano i grandi fiumi come il Dnieper che andavano verso il Baltico. E quella era la via dell'Ambra Quindi più quella era la antica, porta verso l'Europa. verso il Baltico, verso l'interno dell'Europa. Poi dal Baltico, sempre lungo la via dell'Ambra, sarebbero discesi nel Veneto e altri sarebbero migrati verso la Bretagna. Ecco, io non sono solo a sostenere questo, perché alla Sorbonne di Parigi, Madame Bader dice esattamente le stesse identiche cose. Le stesse cose le diceva un professore di Poznan in Polonia, diceva che all'inizio c'era un substrato venetico antico che poi col passare del tempo si è frammentato e da quest'unico substrato sarebbero rimasti i vari Veneti, appunto dell'Adriatico, del Quindi Baltico, dell'Atlantico. noi proveniamo dall'Anatolia. Ecco, No. facendo il giro completo, possiamo riprendere quello che era il mito di Antenore, che come tutti i miti potrebbe avere un fondo di verità e quindi dall'Anatolia non direttamente attraverso il mare, ma attraverso questi grandi fiumi, il Baltico, e poi sarebbero discesi dal Baltico verso l'Adriatico. Altri sarebbero invece andati in Bretagna e da lì poi c'era un'altra via commerciale che è la via dello stagno, una via meno nota perché la via dell'Ambra più o meno è conosciuta, è nota, invece la via dello stagno è meno conosciuta, partiva dalla Bretagna, i Veneti lì avevano delle Quindi i navi, Veneti sono arrivati anche in Bretagna. certo, in Bretagna non solo, ma loro avevano il controllo sulla Manica. Praticamente lo stagno lo ricavavano dalla Cornovaglia, dall'altra parte della Manica, e poi lo commerciavano lungo una via che passava attraverso la Svizzera, una via che ho cercato di descrivere in modo dettagliato nel mio libro,
e poi arrivava fino al Veneto, poi proseguiva verso la Grecia, dove veniva formato il bronzo per gli eserciti dei Greci. C'erano quantità veramente ingenti di bronzo necessarie per le battaglie dei Greci. Delle battaglie. Ma lei prima ha parlato di miti, di divinità, e la dea, la somma dea dei Veneti, era considerata una dea solare. Cosa vuol dire questa cosa? Esattamente. Ma è questa che c'è nella figura, sì, del suo libro? È quella che c'è nella copertina. È lo stesso discorso, nel senso che anche questa dea verrebbe da nord. E da cosa possiamo presumere questo? Perché era una dea solare e le dee solari sono particolarmente presenti nel nord Europa. Per esempio è stata trovata una sacerdotessa che portava un disco solare, che sarebbe questo? All'ombelico, esattamente, e in Danimarca è stata trovata, però non era danese, probabilmente veniva o dal Baltico. Ma dea solare vuol dire che si ispira al sole? Che sì, sì, perché normalmente uno pensa, la luna è femminile, il sole è maschile, come Apollo è il sole, esatto. Però Apollo è diventato solare solamente a partire dal V secolo avanti Cristo, prima era un dio salutifero e così è rimasto per esempio ad Abano, dove c'è appunto il dio Apono che presiedeva alle terme. In realtà esisteva probabilmente anche presso i Veneti questo concetto di una dea solare, perché le sacerdotesse venete avevano come abbigliamento caratteristico un cinturone in bronzo a forma di losanga, che probabilmente all'inizio era il sole, non era losanga, era probabilmente all'inizio era proprio un disco solare. E a rafforzare questo concetto solare c'è il fatto che sul cinturone di queste sacerdotesse sempre veniva raffigurata la barca solare. Che sarebbe quella della copertina. Esattamente. E come mai c'è un lupo? Il lupo era una specie di animale dedicato alla dea, perché lo ritroviamo per esempio nel disco di Montebelluna, nella raffigurazione, certo, certo. Ma ci sono immagini che rappresentano, o c'è qualcosa oltre al disco solare rimasto che rappresenta, che parla di questa dea? Sì, per esempio c'è appunto il simbolo caratteristico di questa dea che si chiamava Reitia, era la dea somma dei Veneti antichi, perché praticamente presso i Greci o i Romani al vertice c'era una divinità maschile, Zeus, Giove, mentre invece presso i Veneti pare che la somma dea fosse una figura femminile e il suo simbolo era la cosiddetta chiave di Reitia, che non era altro che un cerchio con un asse centrale e poi un semicerchio che rappresentava alla fine la barca solare, che è un simbolo antichissimo. Quindi la barca che contiene il sole. Che contiene il sole. E la cosa incredibile, sempre tornando al nord, è che ancora in epoca antica c'era una dea che si chiamava Saulė in Lituania, e che aveva ancora questo simbolo ereditato dall'età del Quindi bronzo. Quindi troviamo all'interno del territorio. Certo, troviamo questa è una dea solare che di giorno viaggiava con questo carro solare dorato e al tramonto questo carro si trasformava in una barca che trasportava il sole al tramonto. E c'erano dei riti legati a questa divinità oppure che si ricorda? Ma riguardo a Reitia particolarmente c'erano i roghi votivi, cioè si accendevano come facciamo ancora i falò che vengono fatti a mezza quaresima. Ecco, quella volta si davano in offerta o piccoli animali, cereali, fiori. E poi questo si collega anche al culto funebre degli antichi Veneti, perché gli antichi Veneti praticavano l'incinerazione dei morti, cioè i morti venivano bruciati e le ceneri raccolte in urne che poi venivano seppellite in vasti cimiteri.
Questo fatto dell'incinerazione ci crea un problema per lo studio dei Veneti antichi. Perché non abbiamo più testimonianze? Perché se noi vogliamo analizzare il DNA di questi antichi Veneti, la cenere è degradata in modo irreversibile e non è possibile decodificare. Ma le urne si sono trovate? Sì, certo, le urne ci sono. Perché attualmente c'è una forma di genetica, che è l'archeogenetica, che studia appunto gli spostamenti, le migrazioni delle antiche popolazioni, semplicemente cercando dei geni che non sono geni che danno aspetto esteriore, si chiamano aplogruppi, vengono ereditati di padre in figlio e quindi noi possiamo seguire la traccia di queste migrazioni e così noi potremo un giorno, spero non lontano. Ma ci sono degli aplogruppi che sono stati ricostruiti? Certo, certo. Diciamo, quello che sappiamo attualmente è che anche in Veneto esiste una piccola parte di geni che sono sicuramente baltici. L'aplogruppo Z92. Noi non sappiamo all'epoca degli antichi Veneti se questo fosse come oggi una piccola percentuale oppure se fosse un'alta percentuale. Appunto il problema è, la difficoltà è questa, quella dell'incinerazione. Che praticamente fa perdere tutte le tracce fa di un popolo. Fa perdere la possibilità di decodificare il DNA. E questo lo si trova, cioè ci sono, volevo capire se ci sono, a parte i Veneti che avevano questa usanza, ci sono altre popolazioni in cui è stato possibile ricostruire? Cioè, è stato studiato il fatto degli aplogruppi negli Etruschi, però sono studi che non hanno in realtà, nonostante siano stati pubblicati nelle riviste, un valore scientifico, perché sono stati fatti su geni femminili che hanno un'altissima variabilità e che non danno informazioni, quindi è inutile dire gli Etruschi sono autoctoni, quindi è una questione aperta, esattamente come i Veneti. Non ha un'oggettività non totale. Esatto, non sono studi validi. Invece in questo periodo a breve uscirà un colossal su Re Artù in americano, no? E la leggenda, tutta la storia legata a Re Artù è affascinante, bellissima. Certo. E i Veneti c'entrano qualcosa con questa leggenda? A mio parere sì, sembrava bizzarro, ma in realtà appunto c'era la tribù dei Veneti non solo in Bretagna, ma anche nel Galles, in Scozia, in Donegal, in Irlanda. E è possibile che proprio i Veneti fossero la tribù candidata più di altre tribù dell'Atlantico a aver dato i natali al mito, alla tradizione arturiana. Perché non si sa bene da dove è nato Re Artù. No, il mistero è proprio quello, perché se noi conoscessimo esattamente data di morte, data di nascita, dove era il suo regno, le battaglie che Re Artù e anche Avalon ha fatto, sembra... se noi sapessimo tutto questo sarebbe solo un nome come tanti altri in un libro di storia, invece c'è il mistero perché noi non sappiamo chi era. Però i Veneti come tribù possono vantare il fatto di avere nel loro patrimonio un'isola che potrebbe essere l'isola di Avalon. Si chiamava Abalus, era nella zona dei Veneti del Baltico e era dai greci considerata l'isola del re e quindi da Abalus, anche secondo altri autori, non solamente io, questa quindi fuori dalla Bretagna sì, sarebbe lontano, però sarebbe stata ereditata come tradizione antica e quindi portata dal Baltico fino all'Atlantico. E poi ci sono anche altri elementi, appunto, dove è sorto dal punto di vista letterario e dove si sono localizzati i miti arturiani, lì combinazione troviamo dei Veneti, cioè li troviamo prima in Bretagna, che erano nella Manica, come Venedoti nel Galles, li troviamo in Scozia come Venicones, un nome che ricorda molto i Venetkens, quindi c'è un'assonanza, e addirittura li troviamo in Donegal, dove ancora una volta troviamo miti, leggende di tipo arturiano, lì proprio dove c'erano questi Venicni. Quindi possiamo dire che forse Artù qualcosa di Veneto poteva avere. Ma possiamo dire che queste tribù venete dell'Atlantico, in una certa misura, che è ancora da quantificare,
hanno contribuito a creare questa leggenda. In fin dei conti, il Graal, che poi è stato cristianizzato, nella letteratura iniziale non era altro che un recipiente che Re Artù è andato nell'oltretomba a cercare. Sì, e sì, noi sì. Sappiamo che i Veneti raccoglievano le ceneri proprio in queste urne. E quindi ritorna il recipiente che era nell'oltretomba. Gli elementi di Artù ritornano. Sì, esattamente. Il nostro tempo è finito, è stato molto interessante trattare di questi argomenti, argomenti che comunque aprono un sacco di capitoli e che sono aperti a un sacco di ricerche. Quando il dottore ha nuove cose da raccontarci, noi siamo a disposizione, perché comunque è un mondo affascinante che parla del nostro passato, che parla di noi anche, no? Vuole chiudere con una frase, con qualcosa, con un saluto? Sì, io vorrei salutare e quando ci sarà questo film ricordatevi che Re Artù viene studiato anche in modo serio da degli studiosi che appunto vogliono identificare la situazione della Britannia quando i Romani si sono ritirati. E pensate che, insomma, al di là di quello che è lo spettacolo commerciale, così esiste anche un senso genuino di questa leggenda, un senso interiore che io spero di avere mantenuto nel mio libro. Grazie e alla prossima puntata. Grazie a tutti.